Ciao a tutti ragazzi, sono Peter Flame e questo è un video di Call of Duty Black Ops. Qui con me ci sarà. Mattinged. Buongiorno, buonasera, io sono Mattinged e sono un commentatore italiano come Dangerous Gaming Ita. Questa è una partita di dominio e niente, finirà molto bene, 28-0, farò 0 morti e diciamo questo gameplay in qualche spezzone l'ho velocizzato proprio perché alcune volte è noioso e non faccio uccisioni. Niente, sto utilizzando la K47 qui con il silenziatore. E tu cosa ne pensi? Allora, sinceramente penso che la K47, anche se è un'arma che uso da poco, sia un'arma veramente molto buona, soprattutto con l'innesto silenziatore, che usi anche tu. Cioè, ritengo sia appunto un'arma che fa molto ki molte kill, e comunque molto ha molto danno più che il raggio di fuoco, però è comunque un'arma molto forte. Sì, è vero, è vero. Io in questa partita sto utilizzando come prima perk Fantasma, che diciamo lo ritengo molto utile, specialmente no, per le partite dove durano abbastanza tanto e dove voglio aggirare i nemici, come esempio in questo caso. Poi sto utilizzando come terzo perk Hager, come potete ben vedere adesso che ho fatto esplodere la Claymore. E poi come secondo perk Gioco di Prestigio Pro, che penso che sia proprio essenziale, vero? Sì, sono d'accordo con te. Io come secondo perk uso sempre gioco di prestigio, oppure se l'ho sbloccato gioco di prestigio pro, perché senza la ricarica rapida non riuscirei a giocare, perché comunque ti fornisce anche più kill e ti fa evitare di morire molte volte. Sì, è vero, è vero. In questa partita ho come serie di uccisioni ero spia, supporto e cani. Tu che serie usi? Allora, io come serie uso aerospia Napalm. È praticamente la torretta, no, la torretta robot, degli assalto. Ah, lei ha Degli salto. assalto, sì, perché non so, ho cominciato e mi è piaciuto anche un po', perché tanto non arrivo mai a serie troppo alte, quindi preferisco usare quello. E niente, beh, qui ci sta un disturbatore e prendo un Garil silenziato d'oro, molto bello. E niente, tu giochi sul PC, vero? Sì, io gioco sul PC e sinceramente mi trovo molto bene, poiché è un PC potente abbastanza, possiamo dire, vabbè, per la descrizione del PC, appunto, i componenti potete andare sul mio canale, e uso appunto il PC proprio perché con mouse e tastiera mi regolo molto meglio che col joystick. Col joystick farei proprio un casino di nulla, ecco. Andate assolutamente a vedere il suo canale proprio perché è un ottimo YouTubers e veramente mette pubblica video ogni 2-3 giorni con veramente diciamo una frequenza molto cioè molto frequentemente metti i video e niente, è gentile, disponibile e è sempre presente, ecco, veramente ve lo consiglio. Grazie, lo stesso, grazie intanto per i complimenti di Dangerous Gaming Ita, e ve lo consiglio anch'io, poi vabbè metteremo il corrispondente canale nella propria subbox, e ve lo consiglio se vedrete questo video da me, del mio canale, perché veramente, come più o meno mi ha descritto a me, è molto disponibile, è gentile, e poi è commentatore, è un gamer con i fiocchi, quindi ve lo consiglio molto. Grazie, grazie. Qui prendo il supporto e fra un pochetto prendo i cani. E come accessori sto utilizzando l'infiltrazione tattica e come granate la Sentex e come diciamo così granate tattiche sto utilizzando le stordenti se non sbaglio. In questa partita vabbè raccolgo diverse armi per terra proprio perché ho un po' di colpi di AK. E niente, vabbè, questa partita così fra pochissimo prendo i cani. E vinceremo questa partita anche diciamo riguardo le bandiere proprio perché i nostri avversari diciamo non erano proprio fortissimi ecco e niente ma tu giochi su Steam? Sì, io gioco su Steam perché ho creduto necessario acquistare il gioco da Steam, prima di tutto perché è molto facile il download, poi perché comunque ti crei un negozio, diciamo, online, una libreria online con i tuoi giochi preferiti, poi ci sono molte promozioni e quindi consiglio a tutti i giocatori per PC Steam, perché poi aggiungi i tuoi amici e ti diverti molto. Fatto bene, anch'io ho Steam. Mi sono scaricato due giochi, Left 4 Dead 2 e Team Fortress 2. Sì, sono senz'altro ottimi giochi. Team Fortress, ricordiamo, 2 è ora gratis su Steam, è Sì. l'ultimo gioco. Qui vabbè, prendo supporto, lo velocizzo un po', faccio un po' di uccisioni, però non troppe perché su Radiation ci sono diversi edifici, quindi i proiettili del supporto della mitragliette diciamo, vengono coperti dagli edifici.
e dai sotterranei, per esempio qui. Niente, beh, questa partita io la ritengo abbastanza bella, anche se un pochetto lenta e noiosa. E niente, aspettatevi di altri video, diciamo, sul nostro canale, sempre di Black Ops. E niente, ci scusiamo per il ritardo, perché è da 2 settimane che non pubblichiamo video, però vabbè, i motivi li abbiamo messi nella descrizione del nostro canale. Se tu vuoi dire qualcosa. Niente, io vi consiglio di nuovo questo grandissimo canale, questa grandissima persona. E niente, vi saluto da tante, tante buone cose, vediamo. Sì, vabbè, tanto il video è quasi finito. E niente, però mi pare che qui faccio una kill che senza hacker non avrei potuto fare, proprio perché vedo la Claymore, lancio la stordente. E niente, vabbè, faccio l'ultima kill se non sbaglio. No, vabbè, mo la fanno loro. Niente, il video è finito e ci vediamo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ciao!